Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Feci un passo e mi sparò un colpo alla nuca, un colpo solo. Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler. Tutte le divisioni che c'erano italiane in Grecia avevano deposto tutte le armi. Solo la divisione Aqui che si oppose. In seguito all'armistizio dell'8 settembre, in diverse zone di guerra l'esercito tedesco impone la resa agli ex alleati italiani. A Cefalonia, in Grecia, la divisione Aqui rifiuta di consegnare le armi e ingaggia una disperata battaglia contro le truppe della Wehrmacht. Dopo una settimana di feroci combattimenti, gli ultimi sopravvissuti si arrendono ai tedeschi il 22 settembre. La rappresaglia è spietata. I prigionieri italiani della divisione Aqui sono passati per le armi. Più di 5.000 uomini vengono massacrati, affucilate, con i mitra, affogati nelle navi dove erano stati rinchiusi. La Wehrmacht, l'esercito regolare tedesco, si macchia di un crimine orrendo.